Ciao a tutti dal vostro Criminal 7 Game, ragazzi. Allora, iniziamo subito dicendo che faccio questo video perché vedo molta gente in difficoltà negli spacchettare i giocatori e nel vedere cosa succederà durante la settimana. E vi darò consigli per fare GP. Praticamente, ragazzi, per fare GP dovete fare prima cosa le partite, vabbè, e lo sapete, non ve lo devo dire io. Seconda cosa, ragazzi, dovete vedere, quest'oggi ci hanno dato questi agenti qua. Questo qui si prende con 100 monete, lo potete utilizzare 3 volte e vi può dare dei giocatori veramente interessanti. Mo' vi faccio vedere se me li fa vedere. No, non me li fa vedere, vabbè. Poi ci sono la percentuale, come la vedete, 23% palla nera, 112 palla d'oro, 312 argento, bianca e bronzo per adesso ancora non ci ha mai date. Un'altra cosa, allora, per sbloccare le monete, le cose, ragazzi, cioè dovete andare a gestione squadra, che ne so, andate su una pippa. E che fate? Prendete un giocatore, magari andate sopra, fate svincola giocatore oppure converti in allenatore, ti sblocca delle monete, dei passaggi che tu devi fare per prendere delle monete. Poi automaticamente dovete andare sui giocatori, dovete andare su per esempio, che ne so, agenti. Ho sentito gente dire: oh, ma a me non mi fa spacchettà. No, quando tu ci vai sull'agente, mo a me non me lo fa, però la prima cosa che ti dice: vedi profilo, prendi, clicchi, esci, rientri e ti fa spacchettare, ragazzi. Quindi, ragazzi, andate tranquilli. Poi un'altra cosa molto importante, ci sono, per chi ci ha fatto caso, ci sono delle partite da fare, mi sembra 5 partite, dove ti dà 50.000 GP se fai 5 partite. Poi ci sono queste qui, che sono le Coppa Challenge, One Match Challenge ed Elite Challenge, che ti danno, vedi, facendo questi percorsi, l'ho fatta già una di partita, ti dà praticamente, vedi qui, 50.000 GP, ragazzi, se fate 5 partite vi dà 50.000 GP, 5 partite, vedi, 10.000 GP a partita for 5 match. Poi ci sono questi che l'ho fatto, qualificato, e devo fare di nuovo la partita qua per fare GP. Poi andate sulla Master League, ragazzi, prendete una squadra più forte che ci sta, tipo Real Madrid, vendete qualcuno, comprate pure Messi, vincete tutto e solo con la Master League potrete fare una media di 7, 8, 80, 90.000 GP. Allenamenti, ragazzi, per fare ancora GP, andate a fare gli allenamenti fuori dal MyClub. Andate a fare gli allenamenti, cioè quelle cosette tipo che vi fanno vedere come battere il calcio d'angolo, come battere i tiri, come battere i rigori. E se voi sbloccate la Coppa d'Oro, vi dà 600 GP a Coppa d'Oro. Eppure lì andate a fare un accumulo di una media di 20-30.000 GP. Un'altra cosa importante, dovete andare per prendere ancora e fare tanti GP, giocate delle partite, magari in coppa con degli amici, perché vi danno dei GP forse maggioritari. E un'altra cosa ancora importante che non vi ho detto, che da oggi parte praticamente il bonus fino al 9 di settembre, che ci danno 10.000 GP regalo ogni giorno. Quindi, ragazzi, qualunque consiglio, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale del Benny 86, passate sulla pagina Facebook Pestop Club e vedrete che non ve ne pentirete, perché vi daremo tantissimi consigli. Un saluto da Criminal 7 Gamer, grazie per il tutorial e grazie per l'ascolto e la visione. Ciao, ragazzi.